prima partita del 2018 per la Nord Caravan, che al Palarorai ospitava il Valtorre. Parte subito forte la squadra di coach Paolo Freschi con la tripla del rientrante Alessandro Maniero. Giocherà davvero una grandissima partita, due punti in tapin per Massarotti, che va qualche istante dopo a scippare la rimessa, a realizzare il quarto punto consecutivo e soprattutto a portare Rorai sul più 10. Dopo appena 5 minuti arriva però la reazione di Valtorre con 4 punti in fila di minute. Entra in partita anche David Noselli, che sarà l'autentico eroe di serata per gli ospiti. Tripla di Sluder e Rorai che chiude avanti il primo quarto sul 28-23. Nord Caravan che prova a correre in contropiede con Cisco Dal Moro, riceve ancora Maniero infallibile dalla lunga distanza. Inizia qui però lo show di Noselli, già quota 23 prima dell'intervallo. Guardate, Noselli va due volte sotto le gambe, poi palleggio, arresto e tiro, trova il canestro con il tabellone, poi si trasforma in Steph Curry, trova questa tripla impossibile proprio sulla sirena, riporta tutto in parità 46-46 all'intervallo lungo. Esce meglio dagli spogliatoi Rorai con la bomba in transizione di Cisco Dal Moro, tripla anche per Maniero, 5 su 7 per lui dalla lunga distanza. Ancora però Noselli scatenato, solo rete da 3 punti per il numero 9. Maniero risponde con la stessa moneta, infallibile davvero il numero 47. Entra in partita anche Zuliani, bel palleggio, arresto e tiro per lui. Noselli implacabile, trova altri 3 punti e porta Valtorre sul più 4, 60-64 prima degli ultimi e decisivi 10 minuti. Rorai perde Sluder per espulsione, doppio tecnico per l'americano. Nonostante questo la Nord Caravan sembra azzannare la partita con 3 triple consecutive, 2 di Dal Moro, una del solito Maniero. Non ha fatto i conti però con un super Zuliani che si accende improvvisamente nell'ultimo parziale, realizza 3 bombe in fila, una più difficile dell'altra, questa quella più importante, che porta Valtorre sul più 2. Rorai avrà anche la possibilità di pareggiare o addirittura vincere la partita, ma prima la tripla di Dal Moro, poi questo errore da sotto di Bassoluca consegnano a Valtorre una vittoria soffertissima ma meritata. Punteggio finale 80-82 per il Valtorre, 22 per Maniero, 35 per Noselli.